Nel primo decennio del XIX secolo si erano concluse le cruente battaglie contro l'esercito francese ed i suoi alleati. Erano stati anni difficili per la Valcanale, con battaglie a Malborghetto, a Tarvisio, a Rutte. Ma poi, dal 1820, vi fu un periodo di una certa tranquillità. Ad un secolo di distanza, se la vita non era comunque facile, almeno la guerra era un lontano ricordo per le genti della valle, la cui esistenza era resa difficile dalle forze della natura, spesso ostili e in costante agguato. Alcuni terremoti scossero in quegli anni la zona, con un certo numero di movimenti tellurici che spaventarono la popolazione, già tormentata dalle carestie e dal tifo che si stava diffondendo in alcuni paesi. Il 1900 era iniziato con il ricordo delle tempeste di pioggia e grandine che solo 20 anni prima avevano distrutto i raccolti, e più vivo ancora era il ricordo dell'uragano, quello del 1898. Ma questo era ben poca cosa rispetto a quello che stava per succedere nel 1903. Le disgrazie degli anni precedenti erano circoscritte ai singoli paesi e difficilmente l'intera valle ne aveva subito le conseguenze. Ma quest'anno, l'autunno del 1903, si sarebbe fatto ricordare da Pontebba alla Gaital, dall'Ussari fino a Spittal, da Camporosso fino a Liubno e Savodie. Nelle ultime 3 settimane c'è stato un forte caldo e bellissimo tempo per il lavoro nei campi e il fieno. In tutta l'estate non ci sono stati giorni così belli come all'inizio di questo mese. Il termometro segnava 35 gradi. Il caldo, in molte parti, ha bruciato i prati. Abbiamo avuto paura della siccità per il grano turco. Aspettavamo la pioggia. La pioggia è arrivata. Non la desiderata pioggia, ma un uragano. Ha piovuto tutto il sabato e tutta la notte fra il sabato e la domenica. Tutta la domenica e nella notte della domenica, e il lunedì è piovuto tanto, come se si versasse da un secchio. L'acqua dei torrenti è salita tanto, che distruggeva tutto ciò che le si opponeva. A Camporosso ci furono ingenti danni. Oltre alla pioggia, un terribile uragano scoperchiò i tetti di diverse case e sradicò tantissimi alberi nel bosco. Nel rio Lussari e Bartolo erano ammassati alberi in quantità. Fino a Tarvisio non esisteva più la strada. La gente camminava sulla ferrovia perché il ponte sul rio Lussari era stato portato via. Sulla strada imperiale l'acqua aveva ammucchiato 1 metro di ghiaia. In Val Bartolo furono spazzati via dalla furia delle acque del torrente Bartolo 10 fienili e più di 100 metri cubi di legname. I prati sparirono, ricoperti dalla ghiaia. Per riattivare la circolazione stradale, 3.140 operai lavorarono di giorno, di notte e la festa. Anche la parte alta di Camporosso, a ovest, fu invasa dalle acque del rio Filza. La segheria del maestro di posta Erlich fu seppellita dalla sabbia ed i tronchi di abete viaggiarono verso Pontebba, portati via dalle acque limacciose. 5 case che si trovavano nelle vicinanze furono seppellite dall'acqua. Da Lussari, domenica 13 settembre. Vento fortissimo che non si poteva stare all'aperto. Pioveva misto con nevischio e grandine. Dalle 9 di sera, pioggia e fulmini che sembrava essere di giorno. Tutta la canonica tremava. Il vento divelse e portò a valle come carta la veranda dell'osteria. Il disastro fu così esteso che si dovette intervenire con ingenti aiuti economici e opere di assistenza. La solidarietà degli abitanti delle vicine zone non colpite e il sostegno istituzionale si resero necessari a causa di una situazione di distruzione generale dalla quale le genti della Valcanale, della Gaital e della Gorenska non avrebbero potuto risollevarsi se abbandonate alle proprie sole forze.
Le opere di ricostruzione di ferrovie, strade, ponti e delle civili abitazioni e la ripulitura dei campi dal fango, dagli alberi e dai detriti trascinati a valle erano agli occhi di tutti un'opera immane alla quale non si poteva far fronte da soli. Il vecchio quadro era stato sempre lì, da decenni, appeso sulla stessa parete, fin tanto che i proprietari non si erano decisi a vendere il vecchio edificio, la nota locanda di Camporosso zum Wider al Montone. Dell'autore del dipinto nessuno aveva più memoria, ma esso poteva essere stato realizzato solo pochi anni dopo gli avvenimenti che raffigura. Il ricordo di quella tragedia era ancora certamente vivo e il pittore poté fissare sulla tela un'immagine ancora fortemente impressa nell'intero paese. Lo storico edificio era stato punto di incontro per i numerosi paesani ed era passato di padre in figlio a tramandare la tradizione dei mestieri di casa: osteria, locanda, stalla e macelleria. In queste stanze si era svolta una parte importante della vita del paese e la signora Hilda, figlia di Lambert Pucher, se lo ricordava molto bene. La sua famiglia aveva svolto per generazioni queste attività nel contesto sociale di un paese radicalmente diverso da quello che oggi conosciamo. Abbiamo vissuto sempre qua col papà e la mamma. Avevano contadinanza, più la trattoria, il Montone, più la macelleria. E la gente veniva, insomma, a divertirsi, a ballare. Poi c'era l'orchestra di Malborghetto, che suonavano. E la gente ballava, venivano con le tradizioni, con i costumi. Insomma, tutta l'antica era, insomma, molto sentita questa festa. E poi mio padre faceva il goulash. Lui ci teneva molto a questo quadro, era sempre appeso qua in sala, questo quadro, ci teneva. Una volta gli anziani ci tenevano alle cose, una volta insomma in poche parole. Sempre è stata in questa casa, da quando sono nata io, da quello che so io, era sempre qua. All'epoca dell'alluvione del 1903, Thomas Pucher, nonno della signora Hilda, era sindaco del paese. Camporosso, Tarvisio e Fusina in Valromana erano ancora comuni separati e solo nell'aprile del 1928 furono riuniti. Thomas Pucher trasferì nel 1924 i suoi beni al figlio Lambert, che da allora condusse l'attività familiare per molti anni. Tra questi beni, forse, vi era anche il quadro dell'alluvione. Nel 1974 Lambert morì e la moglie Stefana gli sopravvisse fino al 1977. Poi le due eredi, le sorelle Hilda e Frida, intrapresero strade diverse e la proprietà fu divisa tra di loro. Infine, Frida vendette la sua parte, che consisteva nei locali dell'antica osteria. E proprio su uno di questi muri era stato appeso a lungo il quadro. Qualcuno, nei tempi immediatamente precedenti alla vendita, forse il nipote prima di andarsene, ebbe l'idea di prendere il vecchio malconcio dipinto e consegnarlo in modo anonimo ai parenti che restavano. Era meglio che esso fosse custodito nel paese, da qualcuno di famiglia, e la zia Hilda era, a suo giudizio, la persona giusta. Hilda lo appese nel vecchio salone delle feste, nell'antica parte della casa che si era salvata dalla vendita, ma oggi il dipinto stava per lasciare questo luogo. La sua proprietaria lo cedeva perché potesse essere esposto in visione, magari in qualche luogo pubblico, ove gli fosse concesso un nuovo spazio per essere ammirato. Prima di tutto, però, era necessario sottoporre il quadro a qualcuno competente, perché si potesse pianificare il necessario restauro. Evidenti danni e un collasso della tela verso la parte bassa della cornice impedivano la lettura della scritta che lo intitolava Hochwasserkatastrophe in Seifnitz. Marina e Silvano si erano offerti di dargli un'occhiata e poi, eventualmente, avrebbero deciso di occuparsi del restauro. Se lo avessero fatto,
Lo avrebbero trattato con affascinanti metodi tradizionali, lo avrebbero pulito con intrugli a base di cipolla e se servivano dei ritocchi avrebbero usato terre colorate, ricotta, latte, uova. Era importante che quel vecchio quadro, così a lungo dimenticato, ricevesse il rispetto di un restauro accurato e tradizionale. Il quadro non è in cattivissime condizioni, però è molto sceso. È una tela. Il tipo di pittura, credo sia una pittura a olio, anche se è un olio un po' così, facilmente riportabile a un colore più acceso, anche semplicemente con la pulitura fatta con i vari fettini di cipolla. La prima operazione da compiere è quella di staccare la cornice dal dipinto, operazione che farò fare a mio marito Silvano, abilissimo in queste cose ed esperto soprattutto di restauri. Lo faremo con calma, probabilmente usando del vapore per poter sciogliere questa sporcizia che tiene collegate le due parti, scoprire i forellini che noi vediamo qui, qua, qua sotto, qua, semplicemente con un piccolo pezzettino di tela di lino che attaccherò usufruendo della ricotta sciolta col suo latticello, tecnica antichissima. A quel punto si gira il tutto e si passa a capire come sta il quadro dall'altra parte. La prima cosa è la pulizia. La pulizia è il modo più semplice per pulire una tela, quello più elementare, ma che porta ottimi risultati, è quello di utilizzare una cipolla. Si ottiene un quadro brillante, che ha perso la polvere e ha fatto riemergere buona parte dei colori naturali. Si possono fare pulizie anche più accurate, anche semplicemente con un batuffolo e l'acqua distillata, passando piano piano, certamente si possono fare. Però mi piace l'idea di lasciargli i suoi 110 anni di vita anche visibili. Mi auguro di poter riportare alla luce e di poterlo rimettere in sesto tutto in modo che si veda molto bene la scritta e tutto quello che l'autore ha voluto rappresentare. Ultima operazione sarà quella di rimetterlo nella sua cornice che nel frattempo verrà trattata antitarlo e lucidata con cera d'api. Un altro sistema per mantenere il tutto alla perfezione e per mantenere comunque la tecnica antica utilizzata è quella di verniciarlo con il bianco dell'uovo sbattuto e decantato. E volendo ci potrei mettere dentro un pizzico di zucchero, il che consentirebbe in qualsiasi momento, anche fra 100 anni, di togliere questa, tra virgolette, vernice per poter accedere al dipinto così com'è. La pulizia diligentemente effettuata ha permesso di leggere con chiarezza alcuni dettagli quasi invisibili, offuscati, sbiaditi da polvere e da sporco. È comparsa una scritta che probabilmente indica la data di un primo, sommario, restauro durante il quale alcune pezze erano state apposte sul retro della tela, strappata in più punti. Si legge 1927. Forse il restauratore improvvisato ha voluto lasciare una sua testimonianza. Il tratto a matita si discosta in modo netto dallo stile dell'opera e questo lascia pensare a una sigla successiva piuttosto che alla data della realizzazione del dipinto. Anche i restauri eseguiti in quegli anni su vecchi organi nelle chiese venivano siglati in questo modo, con una semplice data segnata a matita al loro interno. Ma la cosa più straordinaria è che i colori ravvivati dal restauro hanno mostrato due aree cromatiche identiche non presenti in altre parti del dipinto. Analizzando queste due zone, legate tra di loro con forte evidenza, si scopre una figura, in secondo piano, un autoritratto quasi nascosto dai personaggi protagonisti, raffigurati appunto in primo piano. Semitrasparente, simile a un fantasma, appare discretamente. Data la statura minuta, si potrebbe trattare della figura di un giovane. Egli tiene in mano la tavolozza dei colori,
e potrebbe essere il suo nome quello in evidenza su una tabella dipinta sul muro della casa dalla quale sta uscendo, forse proprio la sua casa. Potrebbe essere questa una sorta di firma, a prima vista celata all'occhio dell'osservatore disattento, ma che diventa evidente se si analizza la similarità cromatica con la figura del pittore. Jakob Martel, Schneider, vi è scritto. Ma chi era Jakob Martel? Poche notizie sul suo conto si trovano ancora in paese. Nel 1898 un gruppo di paesani fondava il Corpo dei Pompieri Volontari e Jakob era tra questi. Abitava nella casa al civico 51, proprio quella da cui sembra uscire. All'epoca dell'alluvione aveva 35 anni e sicuramente si era adoperato per portare soccorso ed aiuto alla popolazione. Faceva il sarto, Schneider, così come sta scritto sulla tabella. Evidentemente Jakob era stato a tal punto impressionato da quelle tragiche due giornate del settembre del 1903 che aveva voluto fermare quei momenti terribili con i cupi colori della sua tela. Oltre alla testimonianza del nubifragio, il quadro si offre anche ad altre considerazioni. La parte di paese che raffigura mostra l'antica via che si snoda dal vecchio piazzale Scheuer, luogo che fu successivamente di richiamo turistico e commerciale per diversi decenni. Da qui la via si snoda fino alla locanda al Montone, appunto il luogo dove il dipinto trovò sistemazione, esposto in luogo pubblico, quasi a rammentare le tremende forze della natura che si erano scagliate contro il paese. Le case che qui si possono con certezza distinguere sono quelle ancora oggi presenti e sono qui indicate con i loro vecchi nomi in vulgo, ancora oggi in molti casi usati. Dell'edificio del Montone, ultimo sulla destra, si può distinguere solo una piccola porzione, mentre molto chiara è l'immagine del campanile della chiesa di Santa Dorotea. La santa poco o niente aveva potuto contro l'inondazione, nonostante le preghiere dei paesani, a lei e al santo patrono Egidio. Di grande utilità sarà stata invece la sirena dei Freiwillige Feuerwehr, i pompieri volontari, contenuta nella vecchia torre. Essa aveva sicuramente annunciato il disastro con il suo continuato minaccioso ululare. L'acqua dell'alluvione aveva allagato i prati, trasportando ogni sorta di materiali, alberi sradicati e detriti, ma anche legname dalle costruzioni devastate e trascinate via. Il rio Casarenza ed il rio Filza, che fa da spartiacque verso il Fella, avevano rotto i loro argini e, come anche in tempi più recenti, avevano inondato il paese e la sua via principale, gettando gli abitanti nell'apprensione, nello sconforto. Ancora una volta fango e detriti riempirono le vie, provocando ingenti danni. Possiamo ben immaginare la quantità di fango che si era venuta a depositare sui prati, adibiti da secoli allo sfalcio, e non è difficile neppure immaginare l'immenso lavoro necessario per restituire le case ai loro abitanti e i campi all'agricoltura. Un'opera immensa che le donne raffigurate sembrano tristemente quanto scontatamente anticipare. Altri due uomini sono raffigurati in quest'immagine. Uno è forse il dottore del paese, con la sua borsa, intento a portare soccorso, o forse si tratta di due commercianti, intenti a salvare il salvabile. La quantità di tronchi trasportati dalla corrente rende l'idea della sua forza e, paradossalmente, la fontana continua a svolgere la sua quieta funzione. Quell'acqua che scorre modesta dalla cannula è un'immagine assurda, considerato il dramma circostante. Ma non fu solo il paese di Camporosso ad essere devastato da questa tempesta. L'intera vallata venne messa sottosopra dalla forza della natura ed isolata nelle sue vie di comunicazione. Ecco che cosa ci è giunto da quei tempi lontani. Questo è il ricordo della sofferenza di quei giorni in Valcanale. Noi eravamo in tre fratelli. Il padre aveva un'attività di sartoria. La mamma si occupava della coltivazione dei campi. Fin da giovani abbiamo dovuto lavorare ed aiutare in ogni tipo di attività. Vivevamo semplicemente, del frutto di ciò che riuscivamo a ricavare dal bestiame e dai campi. Nell'anno 1903 l'intera valle subì una catastrofica alluvione. I campi ed i prati vennero portati via dalla corrente dei torrenti di montagna. Il fiume Fella assomigliava ad un demone. Le acque spumeggianti, con la loro violenza, trascinarono con sé ogni ponte, sì, persino una parte del cimitero di Ugovitz.
facendo nuotare le bare lungo il Fella impetuoso. Anche i miei genitori persero il raccolto di quell'anno ed il loro campo fertile si trovò sommerso sotto metri di detriti e di fango. Dopo il paziente lavoro di due generazioni, si riuscì a ripristinare quel terreno ed a renderlo di nuovo fruttuoso ed utilizzabile. Con coraggio e con pazienza, ma soprattutto con molto zelo, questo duro colpo era stato dominato. Ora il vecchio quadro ha una nuova dimora. Esso è custodito nei locali del Consorzio Agrario Vicinale di Camporosso, che lo ospita e lo conserva per consentirne la visione a curiosi e visitatori. Si è voluto sottrarlo a un destino incerto, proprio con il proposito di restaurarlo ed esporlo in questi locali perché possa essere ammirato, studiato. Quest'opera, forse oggi non più anonima, grazie al lavoro di chi ha saputo leggere tra le sue pennellate, resta qui esposta, in ricordo dei difficili momenti che la comunità del paese ha dovuto affrontare. Resta qui a testimonianza di un disastro, di un momento veramente difficile, ma è qui anche a testimoniare la capacità di reazione, la vivacità e l'operosità degli abitanti dell'intera valle che in quell'occasione, come in molte altre, hanno saputo rialzarsi e reagire.